adesso possiamo proseguire, vediamo un po'. Sì, io sono ancora in pigiama, non ci fate caso. Allora, una confezione di petto di tacchino delle fresche fette, poi fiocchi di latte, questi qua sono buonissimi, della Pâte à Sorelle. Poi una confezione di peperoni rossi e uno giallo misto verde. Poi vabbè, bacon a fette, grana padana DOP. Sono comode queste bustine. Poi, raga, questi li ho provati ieri. Zia Mattia, taralli, no, questi per i semi di finocchio. Io ho provato quegli altri là. Questi tarallini sono assurdi, raga, troppo buoni, dovete prenderli. Poi, frutta secca tostata, che sono le semi di zucca. Questi sono i semi di zucca. Poi un'altra confezione di affettato di petto di tacchino. Non può mai mancare quando non si sa cosa cucinare. Poi Bonduelle rucola, capperi, che a me non piacciono. Poi non può mai mancare la piadina dei Tremolini, molto buona questa qui, oh. Non so perché ha preso gli America Sandwich quando poi c'erano. Vabbè, America Sandwich dei Tremolini. Molto bello questo pane, non l'ho mai visto, non ci ho mai fatto caso. Ma ok. Poi ha preso questa confezione di panini, ragazzi, sono troppo buoni, sembrano i panini del McDonald's. Quando avete voglia di McDonald's ve lo fate io. Tipo io ieri mi sono fatta il Crisp McBacon, per dirvi. Pane per hamburger Tremolini. È troppo buono questo pane, dovete prenderlo. Poi una scatoletta di tonno Ondina, questa qui ha l'olio extravergine, no, l'olio d'oliva, non esageriamo. Poi maionese, Delizie del Sole, molto buona questa qui, a mia sorella piace. Una confezione di fagioli borlotti della Delizia del Sole. Poi io non penso che questo sia lo scontrino, no, infatti è vecchissimo questo scontrino. Una confezione di Wurstel Brustel della Tobias, vabbè, per la pizza di stasera. Poi pasta sfoglia fresca, Tremolini. Queste qui sono sempre comode. È arrivato lo scontrino, lo vado a prendere. Allora, in totale ha speso 71,06 euro, però poi è andata anche alla frutteria, infatti ci sono tre buste. Per quanto riguarda la frutteria di frutta e verdura, perché visto che stanno vicino, conviene prendere anche in frutteria. Allora, fagioli, borlotti, eccole qui. A meno, ragazzi, evita anche tutta quella plastica, tipo come i peperoni. C'è più plastica che peperoni, ma vabbè. Allora, facciamo un po' di spazio, andiamo avanti. Seconda busta. Ha preso tavolette per il WC extra white per farvi il vostro gabinetto bianchissimo. Ah, eccoli qui. Questi sono quelli là che ha aperto ieri. Sono i tarallini classici. Ah, la fine del mondo. Sono troppo buoni. Buoni, buoni, buoni. Ma direi che questa pasta è piaciuta molto. La pasta fresca, io le chiamo trofie, poi non so che non so niente. È morta la videocamera, cioè si sono scaricate le batterie. Meno male che ho sempre ho la scorta di batterie ricaricabili, meno male, meno male. Allora, andiamo avanti. Fiaschetti. Vabbè, ha preso questo, io lo chiamo formaggio, ma so che non lo è. È un altro tipo, ma non ci interessa. Allora, ricotta, mamma mia, mi puzzano le mani, io odio il formaggio. Allora, cioè mangiarlo così invece se è tipo abbinato a qualcosa e non si sente molto ok, ma già se si sente un po' di più no. Allora, della Pâte à Sorelle questa ricotta fresca, che è molto buona, della verità io a me non impazzisco per la ricotta, però questa non è male. Mangiarla così non ci penso neanche, però albume d'uovo che scade il 21 maggio, il giorno prima del mio onomastico. Una, due. Aspettate, due confezioni, tre confezioni di albume, poi farina 00.
parte che, ragazzi, andate all'Eurospin e trovate il pacco da 5 kg, vi conviene sia economicamente, ma così non avete tutti questi pacchetti in giro. Farina 00, infatti, noi l'abbiamo presa e l'abbiamo finita pure. Questa qui invece per pizza e focacce, farina 0 di grano tenero, no, di grano tenero, eccolo qui. Non l'ho mai vista, ragazzi, secondo me questa è una novità, non l'ho mai vista io, almeno dall'Eurospin della mia zona. Poi pasta sfoglia fresca, sì, ragazzi, io sto facendo un macello qua avanti. Poi 2 fior di latte, quelli qui, secondo me erano appena arrivati per metterli confezionati così. Poi, sì, c'è più polvere su questa scatoletta di tonno che non so cosa. Dopo devo pulirla. No, non è polvere, secondo me sono le briciole del pane, vabbè. Ondina, tonno all'olio d'oliva. Sì, questo video è un po' così, non ci fate caso. Ovviamente sì, pane perché è aperto. Vabbè, pane. Odio questa cosa. Aspettate, raga, poso uno sulla tavola perché ho messo le buste. Infatti dopo ovviamente va disinfettato tutto. Annoia ogni singolo alimento, però la tavola sì, infatti non lo vado ad appoggiare sulla tavola. Andiamo avanti con l'ultima busta. Pancetta affumicata, che è la regina degli svuota la spesa miei. Dexal. Disinfettante bucato. Comunque mi piacciono le confezioni di detersivo a me. Vabbè. Una confezione di paninozzi, panini, poi acetone profumato per le unghie, toglie lo smalto, questi sono buonissimi, della Fatina snack croccante, comunque questo marchio fa tante cose sfiziose, molto buone, quelle qui che sarebbero gli arachidi ricoperti di paprika. Un'altra confezione di Crystal. Ovviamente a mia richiesta un mazzo di fiori per me. Broccoli, eccoli qui. Sono 500 grammi di broccoli. Sempre perché se tutto va bene mercoledì vedrete una cosa. Poi che cos'è questa? Provola affumicata. Poi c'è qualcosina per Moa. Fiocchi di latte. E 3 confezioni di yogurt, questo qui della Pathos, che scade il 9 maggio. Bene! Vabbè, le consumerò subito. Ah, no, alcuni 25 maggio, alcuni 25, ok, a posto. 3 confezioni di yogurt greco, 0%. L'ultima volta, se vi ricordate, non c'era. E un'ultima confezione di pasta fresca, 3 mulini. Comunque, raga, tutte queste cose di frigo hanno fatto la condensa. Infatti, mi vado a lavare le mani. E vi faccio vedere le altre 3 buste. Iniziamo con il primo sacchetto. Allora, vabbè, un sacchetto di, aspettate, di odori. Eccoli qua, sta tutto qua dentro. Poi mele. A me queste mele non mi piacciono. A me piacciono le mele verdi. Poi cioè, un sacchetto di nespole. Che buone però. E poi le melanzane, eccole qua, raga, è tutta la busta piena. Vado a prendere le altre. L'altra busta che sta a terra, ci sono 2 cestini di fragole, che tra cui 2 di cestini di fragole, sono rimasti solo i cestini perché le fragole sono cascate tutte nella busta, quindi vabbè, ovviamente vanno sciacquate, lavate, però non ve le mostro perché sono tutte cascate. Allora, ho preso una busta di zucchini che penso che li farò oggi a pranzo. Poi pomodorini, ma dopo quanto sono belli. E in più penso non so quanti chili di patate, queste sono bianche. Ah, eccolo qui lo scontrino. Ha speso 22 € in frutteria. E quindi niente, io spero che questo svuota la spesa vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!